Ciao a tutti ragazzi, qui è Giocatore Interessante, bentrovati nel mio canale. Oggi siamo qui col 20° episodio sulla carriera portiere. Prima di iniziare ragazzi voglio ringraziarvi perché anche lo scorso episodio ha superato i 900 like. Veramente grazie, perché anche se le partite non sono spettacolari, perché stiamo attraversando un momento di questa serie che diciamo è un po' meno brillante rispetto alle prime partite, però comunque il vostro supporto si fa sentire, quindi veramente grazie per i 900 like in ogni video di questa serie. Oggi andremo a giocare la partita contro il Chievo, l'allenatore ci ha schierati titolari e quindi andremo a giocare questa partita. Però le altre sono tutti quanti punti interrogativi, perché noi non sappiamo mai se giochiamo oppure no. Cerchiamo di fare una bella partita, perché comunque voglio cercare di giocare più partite possibili e di finire quest'anno diciamo nel modo più migliore possibile. Quindi noi ci vediamo in campo ragazzi contro il Chievo, buona visione a tutti, bella! Eccoci qui ragazzi, è appena iniziato Chievo-Napoli. Attenzione, attenzione cross ragazzi, che sono il nostro punto debole. Fermatelo, il cross dentro, completamente sballato. Calma, e possiamo andare al rilancio. Attenzione, Zuniga, Giorginio, appoggia per Maggio, ancora dentro per Cagliacon. Poi Maggio, 1-2, bellissimo, Cagliacon il destro di Giorginio e palla fuori. Attenzione, Gabbiadini, è buona per Giorginio. Ancora Zuniga, il sinistro di Zuniga e Seculin ci mette la mano. Attenzione, Maggio, il cross dentro per Amsic e ancora la parata di Seculin. Purtroppo non ci arriva neanche un tiro in porta, 60 minuti e noi praticamente non abbiamo fatto niente. Io ci credo che poi la forma è sempre pessima. Attenzione, appoggio indietro per Marcos, dai, non fatevi superare così. Marcos, appoggia, attenzione per Itemai. Perisco, il sinistro, ribattuto. Con calma, ancora Frey. Poi il sinistro, ancora ribattuto e sarà calcio d'angolo. Attenzione, Itemai, dentro, no, ma cos'è? Che uscita abbiamo fatto noi? Poi Amsic, via. Fermatelo, ancora Mezzorini, attenzione. Il cross dentro, mamma mia che tuffo che ho fatto, completamente fuori tempo. Poi Marcos, attenzione, dentro, e poi Mezzorini la butta fuori. Noi non ci siamo proprio con la testa. Finisce qui ragazzi, non c'è più tempo, 0-0, ancora 1-0-0 e partita senza emozioni. Valutazione 6.3. Come sempre andiamo a simulare i nostri 4 allenamenti D, C, D, D. E adesso andiamo avanti nel calendario. La prossima partita è di Europa League. Sono i 16esimi di Europa League e abbiamo beccato il Lille. Vediamo un po' se siamo in campo oppure se tornerà Reina dal primo minuto. No, c'è Reina, quindi noi ce ne stiamo in tribuna. E la nostra squadra perde 2-0. Cavolo, accidenti, sarà veramente dura in casa rimontare a questo punto. Prossima partita intanto contro la Juventus di Coppa, anzi no, di campionato. Noi ancora una volta siamo in tribuna e quindi andiamo a simulare. 2-1 con doppietta di Gabbiadini e gol di Sturaro per la Juventus. Andiamo avanti nel calendario. Prossima partita di ritorno contro il Lille. Non siamo in campo e quindi andiamo a simulare anche questa partita. All'andata abbiamo perso 2-0, quindi serve un vero e proprio miracolo alla nostra squadra per poter rimontare, per poter andare agli ottavi di Europa League. 3-1, però mi sembra che non passiamo, perché all'andata abbiamo perso 2-0, quindi Lille ha fatto un gol in casa, quindi mi sa che non passiamo. Sì, tolgo il mi sa, non passiamo. Prossima partita, incredibilmente siamo in campo contro la Lazio. Intanto infortunio per Milko Valdifiori, deve stare fuori 2 mesi addirittura, e Isai squalificato, va bene. Intanto ragazzi, questa qui è la classifica, noi siamo al 4° con 53 punti, ma tutte quante le squadre sono lì a pochi punti di distacco, quindi ci bastano poche vittorie per poter salire in vetta. Quindi noi ci vediamo in campo ragazzi contro la Lazio. Eccoci qui ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Siamo allo stadio olimpico e inizia adesso Lazio-Napoli. Attenzione, Haaland, bellissimo il lancio dalla Trotto per Cagliacon. Mandare Cagliacon, attenzione, Cagliacon, il cross dentro, bello il destro di Isai. Poi attenzione ancora lì, no, allontana via la Lazio, però c'è Haaland dentro per Gabbiadini, Gabbiadini il destro e c'è Marchetti. Come in ogni partita siamo solo noi ad attaccare e io non subisco praticamente nessun tiro in porta. Non so se essere contento oppure no per questo, perché normalmente un portiere è contento se la sua squadra non subisce tiro in porta. Però io non posso stare così per tutte quante le partite. Attenzione Candreva, Biglia, appoggia per Sergei. Poi attenzione il destro, mamma mia. Primo tiro della Lazio al 50°, ce lo siamo chiamati. Comunque palla fuori di poco, siamo stati fortunati, perché se avesse centrato la porta sarebbe stato quasi impossibile prendere quel tiro. Finisce qui anche questa partita 0-0 ancora una volta. La nostra forma giocatore rimane ancora pessima e quindi non ci resta che fare i nostri 4 allenamenti, anzi simulare i nostri 4 allenamenti. E abbiamo fatto un C, A, D, C. E non ci resta che andare avanti nel calendario. C'è la partita contro la Juventus, ma molto probabilmente noi non la giocheremo. Intanto ci comunico che Albiol è tornato, bene.
E andiamo avanti nel calendario. Prossima partita, come ho detto prima, contro la Juventus. Ovviamente non siamo in campo e andiamo a simularla. 2-0 con gol di El Calduri e gol di Callejon. Grandissimi. Prossima partita contro il Cagliari di campionato. Non siamo in campo e andiamo a simulare. Il Cagliari viene da 3 sconfitte consecutive e adesso pareggia con gol di Capuano e gol di El Calduri. Prossima partita ancora di campionato contro il Sassuolo. Non siamo in campo e andiamo a simulare anche questa. 1-0 con gol di Gabbiadini al 21esimo. Attenzione, siamo convocati in nazionale. Cioè, noi non giochiamo mai, però veniamo convocati in nazionale. Ok, va bene, non capisco questa scelta, però sono contento di giocare almeno le partite in nazionale. Comunque, prossima partita contro l'Udinese. Ovviamente non siamo in campo e andiamo a simulare. 1-1 con gol di Sai e gol di Nico Lopez all'82esimo. E dopo questa partita siamo in nazionale per la prima volta e siamo subito in campo contro l'Irlanda del Nord. Quindi almeno, ragazzi, in questa parte finale della stagione abbiamo l'opportunità di giocare con la maglia italiana. Quindi noi ci vediamo in campo contro l'Irlanda del Nord. Eccoci qui, ragazzi, le squadre stanno per entrare in campo. Siamo allo stadio olimpico, facciamo il nostro esordio con la maglia dell'Italia e inizia adesso Italia-Irlanda del Nord. Giovinco, bello il passaggio, Balotelli dentro per De Sciglio, il bomber appoggia poi il destro di Candreva che la butta dentro, 1-0 Italia. Non si è ancora capito per quale motivo De Sciglio si trovasse lì in aria, comunque ha fatto bene a passare per Candreva e 1-0 Italia. Appoggia per Giovinco che si gira, Giovinco poi appoggia, bello il passaggio, poi Caliguri, palla fuori, anche lui convocato. Attenzione, Balotelli dietro per Giovinco, il destro di Verratti, palla sul palo. Finisce il primo tempo, ragazzi, 0-0, non abbiamo neanche toccato un pallone. Attenzione, Giovinco dietro per Giuseppe Rossi, poi appoggia, buona per Marchisio, il destro di Marchisio, traversa. Attenzione, Ward dentro, attenzione, 1 contro 1, Bonucci, salva tutto. 1 minuto di recupero, vediamo se stiamo per l'ultima azione dell'Irlanda. Mitti, il destro, questo è un tiro di testa, allontana via, forse è calcio d'angolo? No, finisce qui 1-0 e 3 punti per l'Italia. Prossima partita, siamo ancora una volta in campo contro la Grecia. Quindi ragazzi, per questo episodio è tutto, io spero vivamente che questo video vi sia piaciuto. Come ho detto all'inizio del video, cerchiamo di supportare al massimo questa serie, cerchiamo di arrivare ancora una volta a 900 like per questo episodio. Lo so che magari non sono episodi brillanti come quelli che accadevano all'inizio, però purtroppo questo è quello che accade quando si giocano in squadre forti come l'Italia contro l'Irlanda del Nord e soprattutto con il Napoli contro le altre squadre del campionato. Quindi secondo me, ribadisco di nuovo quello che penso, che questa carriera da portiere può andare avanti solo se giochiamo in squadre di basso livello oppure di media classifica, perché stare in una grande squadra è veramente difficile. Quindi ragazzi, per questo video è tutto, noi ci vediamo con un prossimo video. Bello!